stare qua, andiamo. Non vi guardate, dovete andare a casa, vietato, dovete andare a casa. Andiamo. Andiamo con i piedi nell'acqua, a casa, del mare i piedi nell'acqua, a casa. Ha ragione. Anche voi, non è previsto il ping pong. Non potete giocare a ping pong, andiamo. Alla PlayStation. Tanto perché di casa, da casa non deve uscire nessuno. E a Messina non esce nessuno perché c'è un'ordinanza. E quindi guai chi esce da casa. Dovete stare a casa. Non avete capito che la gente muore. Volete far ammalare tutti. Siete degli irresponsabili, dei cretini, degli emeriti cretini. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Perché se no mi dovrebbero spiegare ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a aggiustare i capelli e fe. L'avete capito che chi cazzo da da vedere per sti capelli aggiustati in tutta vita? Perché se una viene in casa tua, se una viene in casa tua ed è venuta in casa mia, è venuta in casa di un'altra a fare i capelli a un'altra, ma lei capite che ti potete portare o posto da LAC, ti porto o virus corona, quel che ti dico se non capa così, o non hai capito? Un'altra cosa che mi ha fatto andare fuori di testa, sono le persone che di nascosto vanno dalla parrucchiera o dall'estetista. Bene, allora morirete con la messa in piega fatta e con e tutte belle depilate, unghie, tutto a posto, però morirete. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quando la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni. Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? Al posto di prendersi, dato che hanno il vizio del fumo, va bene, non entro in merito, ne prendono parecchie, se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa? Il parrucchiere a domicilio, ma sti capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Perché sono stressati. Ma ragazzi, io corro da 20 anni. Tra alti e bassi corro da 20 anni. E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostare carne, a fare barbecue, ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza?